Zanzi, allora, questa partita con la Fiorentina, l'unico derby italiano in Europa League, l'avete preso voi? Sì, bueno, uno vede che la matematica del sorteggio prevedeva che è possibile o probabile che due squadre italiane si confrontano. Quindi per noi sappiamo che qualcun rivale che noi prendiamo a questa fase sarà difficile. Quindi questo è forse un po' più particolare per una Coppa Europea, ma è una partita competitiva, sarà una partita competitiva, è una partita che noi prendiamo molto in serio e vogliamo vincere. L'aspetto positivo è che una delle due sicuramente andrà ai quarti. Noi non lo vediamo di questa forma, lo vediamo che noi vogliamo andare avanti e se uno lo vede in termini logistici ovviamente non deve viaggiare molto lontano per una trasferta dentro un momento del calendario che è molto pieno e molto importante anche per la Lega e quindi ha qualcun elemento positivo, ma ovviamente il rivale è forte e avremo due partite molto competitive. Le chiedo anche un commento sui fatti di ieri sera. Come Roma cercherete di far qualcosa dopo appunto la brutta reazione che ha avuto il tifo a Rotterdam? Sì, per noi è stata una cosa molto negativa la reazione, particolarmente collegato alla parte razzista, che noi sempre abbiamo preso una posizione molto forte contro qualcuna forma del razzismo dentro lo stadio e ovviamente la partita è stata organizzata per la UEFA e loro faranno la sua investigazione, ovviamente vogliamo aiutare in questo, ma ripeto che questo non ha nessun posto dentro il calcio e dobbiamo tutti lavorare insieme, sia tifosi, società, organizzatori a livello internazionale per eradicare tutto questo razzismo del calcio. Lunedì la sfida con la Juventus, una Roma che però arriva a questa gara diciamo con un altro spirito dopo sia la vittoria in campionato che appunto il passaggio in Europa League. Sempre fiducioso. Ovviamente con un risultato primo della gara ieri che non era ottimo, ma nessuno ha perso fiducia e continuiamo a lavorare ogni giorno con tutta la squadra, tutto il staff tecnico. Ovviamente lunedì è una partita importante, ma tutti sono importanti. Noi siamo fiduciosi e non vediamo l'ora di giocare.